Il Vangelo di oggi presenta un episodio molto famoso, che è l'episodio del cosiddetto buon samaritano, cioè di colui che, incontrando la persona che è incappata nei briganti mentre scendeva da Gerusalemme a Gerico, si prende cura di quest'uomo, a differenza di quanto avevano fatto il sacerdote e il levita che erano passati prima di lui. Ma l'aspetto interessante dal punto di vista educativo è come il testo del Vangelo di Luca introduce questa parabola, questo racconto, questo episodio. Il testo del Vangelo parte da un dottore della legge che interroga Gesù e Gesù, secondo l'uso e secondo lo stile ebraico, risponde con un'altra domanda. Maestro buono, che cosa devo fare per avere la vita eterna? E Gesù risponde, ma cosa dice la legge? E il dottore della legge chiaramente risponde in modo corretto. Amerai Dio con tutto il cuore, il prossimo come te stesso. Ma poi arriva la domanda insidiosa: chi è il mio prossimo? Che sottintende probabilmente una volontà di circoscrivere la cerchia di coloro che potrebbero essere destinatari di un amore così forte, cioè di coloro che io potrei amare come me stesso. L'episodio che Gesù racconta è un paradosso narrativo che serve a ristrutturare un pensiero. Dopo aver narrato la parabola, il racconto del buon samaritano, Gesù di nuovo gli risponde, dice: ma chi è stato il prossimo di colui che era incappato nei briganti? Chi si è preso cura di lui? Allora va e fa anche tu lo stesso. Cioè l'idea che attraverso il paradosso narrativo è possibile guidare la mente anche di colui che è un po' recalcitrante, cioè che si sta un po' sottraendo alla presa del nostro insegnamento, affinché non solo conosca, ma riconosca dentro di sé il senso profondo di ciò che stiamo provando ad insegnare.